Barili contengono le sostanze liquide. Bene, bene, signor Schulte. Destinazione Anatolia, i nostri camion saranno pronti domani. Partiranno venerdì, come d'accordo. Container, Anatolia, barili. A me francamente non sembrano trafficanti di ecstasy. Anch'io comincio a dubitare che abbiano a che fare con la droga. È una settimana che stiamo dietro a Schulte e non abbiamo trovato un solo indizio su un suo reale coinvolgimento. Niente, a parte i sospetti dell'esimio pubblico Che ministero. abbiamo saputo del negoziatore di Schulte, questo Prez? Gestisce una ditta di import-export di medicinali. Quindi potrebbe far uscire la droga dal paese, nascosta in mezzo alle altre merci. E se fossero veramente solo dei medicinali? Certo, è possibile, ma allora non capisco perché incontrarsi nella suite di un albergo per le trattative. Come mai ci mette così tanto? Si sta svegliando. Va bene, cominciamo. Salve, Janisch. Calmo, sta calmo. Ascolta bene quello che ti sto per dire e cerca di non agitarti. Come puoi vedere, addosso hai il tuo giaccone, ma sotto hai un giubbotto che è un po' più gonfio del normale. È imbottito di dinamite. Chiudi quello sportello, devi mantenere la calma o rischi di far saltare la dinamite. Bene, vedo che stiamo cominciando a capirci. Sì. Io invece posso farla scoppiare in qualunque momento, mi basta semplicemente premere un pulsante. E sta sicuro che lo premerò se non farai quello che dico, hai capito bene? Hai capito o no? Sì. Sì, ho capito. Bene. A proposito, Janisch, sappi che se ti venisse in mente di provare a toglierti il giubbotto, la dinamite scoppierebbe automaticamente. È chiaro? Sì. Ditemi. Ditemi che cosa volete che faccia. Non devi fare altro che seguire le mie istruzioni. Ora vai all'Intercontinental all'appuntamento con Prez. Prez? Prez, va bene, Prez. Ci potrebbe servire anche una lista dettagliata dei preparati per la dogana e per le autorità locali. Mi dispiace, il mio collaboratore a quest'ora dovrebbe già essere qui con i documenti. Vedrà che sta per arrivare. Ah, pronto, sono Prez. Si può sapere che fine ha fatto Janisch? Nel caso si facesse sentire, gli dica di venire subito qui in albergo. Lo aspettiamo. Grazie. Mi dispiace davvero. Il mio assistente sta passando un brutto momento, sa. Sua figlia è malata, ma è una persona di cui mi fido ciecamente. E comunque non sa nulla dei dettagli. Sì, va bene. Lascia stare, lui non può aiutarti. È inutile, Janisch, tu non puoi vedermi, ma io vedo tutto quello che vedi tu. Ora muoviti. Thank you.
Mi scusi. Lei? Lo stesso. Ma che sta aspettando? Avanti, entra. E allora? Che fanno i nostri vicini? Cercano di farci addormentare. C'è un tipo strano che sta per entrare nella suite. Forse ravviverà la conversazione. Sì? Deve essere lui. Ma dov'era finito? Signor Pretz. Ho chiamato anche in ufficio. Il signor Schulte e io la stiamo aspettando da un'ora. Come mai questo ritardo? Si può sapere che sta facendo, signor Jenisch? Ma che cos'ha? È ubriaco? No. Allora mi dia subito quella chiave, per favore. Signor Pretz, mi dispiace però. Sotto il giaccone ho dei candelotti di dinamite. Che cosa? È tutto telecomandato. Non so dove, ma c'è qualcuno che può farla saltare. Sta scherzando, vero? Signor Schulte. Jenisch, adesso basta con questa storia. Mi dia subito la chiave. Ma si avvicini! Fagli vedere la dinamite. Che significa? Che cosa vuole? $2 milioni. Ho sentito bene, vero? Per la miseria. Tu l'hai visto, è possibile? Sì, certo. È possibile. Ha detto che è sotto il giaccone. Ci pensate, io ero con lui in ascensore. Beh, non è che qui siamo tanto più lontani. Quanta potrebbe averne? Che cosa? Quanta dinamite? E io che ne so. È difficile dirlo. Potrebbero essere un paio di chili. D'accordo. Ora non perdiamo il controllo. Bisogna far evacuare l'albergo rapidamente, ma senza diffondere il panico. Chiamate gli artificieri, devono scoprire se da qualche parte è sparito un carico di dinamite o di Semtex. Sì. Potrebbe anche essere un bluff. Non dobbiamo trascurare niente. D'accordo. $2 milioni. E secondo